Misericordia vuol dire prima di tutto la misericordia che io ho sperimentato nella vita quando ho avuto tanti problemi, tante contraddizioni personali con la gente, fallimenti e ho sempre trovato nell'amore di Gesù comprensivo, nell'amore di Gesù dolce. E umile la forza di andare avanti. E c'è Gesù che mi ama con i miei peccati e non mi chiede nulla, ma solo di accogliere Lui che è amore. Questa esperienza mi ha condotto per tanti anni e ultimamente l'ho sperimentata nella vita quotidiana, nelle baraccopoli, nella zona dove sono adesso a Pathum Thani. Per esempio, una coppia di sposi con due bambini, lui drogato, anche lei drogata, lui gelosissimo, picchia la moglie scappa di casa, viene a trovarmi, la seguo, la nascondo dalle sevizie del marito, alla fine riesco a portarla in una comunità per tossicodipendenti, condotta dalle suore della Santissima Trinità. E lui, disperato, continua a vendere la droga, usa anche la sua bambina per la droga. Nel frattempo porto il bambino nella comunità incontro, alla fine denuncio lui che sia preso e messo in prigione, e poi vado a trovarlo in prigione e porto la bambina ancora alla comunità incontro. E continuo a seguire questi papà, la mamma e i bambini. E tutti stanno trovando speranza in questa nuova situazione di vita. Anche il marito in prigione,